Nelle precedenti video lezioni abbiamo visto la parabola di Napoleone, fino alla sua caduta e al suo esilio sull'isola di Sant'Elena. Ma facciamo un passo indietro, giusto l'anno prima del suo esilio definitivo, c'è qualcosa che succede. Quindi, quando Napoleone si trovava in esilio sull'isola d'Elba, avviene qualcosa che ci porta proprio a parlare di restaurazione, di liberalità, di romanticismo e dei moti liberali. Siamo esattamente al 1 novembre 1814, quando era stato inaugurato il Congresso di Vienna, che è stato un evento unico nel suo genere per quell'epoca, in cui si riunirono diversi stati per discutere dei vari assetti territoriali. Quindi siamo ancora prima della sconfitta e dell'esilio definitivo di Napoleone. Promotore di questo congresso fu proprio il primo ministro austriaco von Metternich, che invitò al congresso più di 200 delegazioni degli stati europei, più o meno grandi, quindi c'erano gli stati europei più grandi, più potenti e anche quelli un po' più piccoli, quindi 200 delegazioni importanti. Tra questi c'erano quelle che vennero per la prima volta denominate le grandi potenze, come per esempio gli stati che erano riusciti a sconfiggere Bonaparte a Lipsia. Quindi stiamo parlando dell'Austria, della Gran Bretagna, della Russia e della Prussia. Ovviamente queste grandi potenze tennero banco durante il congresso e mossero le pedine delle decisioni più importanti. Ma tra queste grandi potenze a sorpresa si inserì anche la Francia. Quindi aveva da poco la Francia che aveva da poco esiliato Bonaparte e rimesso al trono re Luigi XVIII di Borbone. Questo importante inserimento è stato dovuto alla strategia del principe di Talleyrand, che riuscì a negoziare una pace, diciamo, dignitosa e a mantenere i confini territoriali ben saldi. Una cosa appariva molto chiara dal congresso di Vienna. La rivoluzione francese e i conflitti interni all'Europa, soprattutto ricordiamocelo dopo l'avvento di Napoleone, avevano completamente cambiato le priorità, che adesso erano sostanzialmente due. La prima priorità era quella di restaurare gli equilibri perduti dopo la rivoluzione e di intessere poi buoni rapporti di vicinato tra le nazioni. Quindi questi erano sostanzialmente i due obiettivi: restaurare gli equilibri perduti dopo la rivoluzione e intessere buoni rapporti di vicinato tra le nazioni proprio per evitare eventuali altri conflitti. Sicuramente questi due obiettivi non erano facili da raggiungere, visto che ogni nazione, soprattutto le grandi potenze, avevano obiettivi diversi e spesso questi obiettivi erano contrastanti l'uno con l'altro. La Gran Bretagna, per esempio, era focalizzata sul consolidamento del suo impero coloniale, mirava a una pace in Europa proprio per potersi concentrare sulle proprie colonie, per cui il suo obiettivo era creare, comunque avere una pace all'interno dell'Europa per potersi dedicare alle colonie. L'Austria invece voleva ricompattare il suo territorio, comprendendo parte dell'attuale Italia e della penisola balcanica. Russia e Prussia invece volevano espandersi verso ovest e miravano a ottenere dei territori francesi dopo la disfatta di Bonaparte. Quindi in sostanza Gran Bretagna e Austria volevano una pace non punitiva con la Francia. L'obiettivo di questa pace non punitiva era proprio quella di mantenere dei buoni rapporti con la Francia, mentre invece la Russia e la Prussia volevano punirla e volevano impossessarsi di alcuni dei suoi territori. Durante il congresso prevalse la soluzione proposta da Gran Bretagna e Austria, quindi una pace non punitiva, e la Francia riuscì così a mantenere tutti i suoi territori. Vediamo in questa slide brevemente qual è il nuovo assetto geopolitico dopo il congresso di Vienna. Abbiamo la Francia che abbiamo detto che, grazie ad una pace non punitiva, mantiene tutti i suoi territori. La Prussia,
ottiene nuovi territori nella Germania settentrionale e occidentale, la Russia anche lei nuovi territori a nord, in Finlandia, e a sud con dei territori sottratti all'impero ottomano che era già in crisi. L'Austria invece rinuncia alla ricostituzione del Sacro Romano Impero, ma si espande sia nella penisola balcanica sia in Italia, con l'acquisizione di vari territori, per esempio dell'ex Repubblica di Venezia. E poi il Regno d'Olanda. Regno d'Olanda diventa un vero e proprio stato cuscinetto tra la Francia e la Renania. Inoltre, dopo il congresso di Vienna, assistiamo alla fine della Repubblica di Genova, che è stata incorporata nel Regno di Sardegna insieme al Piemonte. Finisce anche la Repubblica di Venezia. I territori uniti alla Lombardia erano appunto per creare un regno che veniva chiamato Regno Lombardo-Veneto, quindi sostanzialmente Lombardia e quella che era poi la Repubblica di Venezia crea questo regno che si chiama Lombardo-Veneto. E questo regno era sotto il potere dell'imperatore d'Austria, che esercitava il suo potere anche sul ducato di Parma e di Piacenza, che era retto tra l'altro dalla seconda moglie di Napoleone, Maria Luisa d'Asburgo-Lorena, e poi anche il ducato di Modena e di Reggio, che era invece retto da Francesco IV d'Asburgo d'Este. Per quanto riguarda invece il Granducato di Toscana, abbiamo il fratello dell'imperatore austriaco al trono, Ferdinando III d'Asburgo-Lorena, mentre per quanto riguarda il Regno di Napoli abbiamo Ferdinando IV di Borbone, che, se vi ricordate, era andato in esilio, era stato aiutato dalla Gran Bretagna durante l'esilio ed era tornato, dopo 15 anni di esilio a regnare con il nome di Ferdinando I, re delle due Sicilie. Per quanto riguarda lo stato della Chiesa non ci sono grandi differenze se non il fatto che il Papa è riconosciuto proprio un po' come un regnante, nel senso che il suo stato era esattamente come uno stato come tutti gli altri, quindi che aveva delle dinamiche strategiche, politiche, economiche tali e quali ad altri stati europei. Ma vediamo che in questo periodo, a partire dal 1815, iniziano delle nuove alleanze. La prima alleanza viene chiamata Santa Alleanza del settembre 1815 e avviene nel momento in cui è stato ridisegnato l'assetto geopolitico dell'Europa. Quindi, una volta ridisegnato l'assetto geopolitico dell'Europa, era fondamentale stringere delle alleanze, proprio per evitare che altri moti rivoluzionari potessero metterli in crisi nuovamente. Quindi la prima importante alleanza è questa Santa Alleanza, santa perché aveva come fulcro la religione cristiana, che accomunava, come vedete, i tre paesi che siglarono questa alleanza, con confessioni però diverse, perché abbiamo l'Austria con l'imperatore Francesco II, che era cattolica, la Prussia protestante di re Federico Guglielmo III e la Russia invece ortodossa con lo zar Alessandro I. Però è stata proprio chiamata santa perché aveva in comune proprio la religione cristiana. Dopo anni di scontri interconfessionali, adesso sostanzialmente le tre nazioni avevano deciso che il nemico non era più chi confessava la stessa religione, quella cristiana, ma altre religioni, chi si spingeva addirittura verso l'ateismo, che inizia a essere una ondata, con l'ondata di liberalismo, iniziano ad esserci diversi atei, diverse persone che non credevano in Dio. E quindi sostanzialmente il nemico non era più interconfessionale, ma era a chi non credeva o chi confessava o professava un'altra religione. In seguito aderirono a questa Santa Alleanza anche Svezia, Paesi Bassi, Sardegna e Francia. Un'altra alleanza molto importante del novembre 1815 fu la Quadruplice Alleanza, che poi diventò quintuplice nel 1818. Ma partiamo dalla Quadruplice Alleanza del 1815, con l'Austria, con l'imperatore Francesco II, la Prussia, re Federico Guglielmo III, la Russia dello zar Alessandro I e la Gran Bretagna.
Come vedete, non c'è la Francia, perché all'inizio questa alleanza era stata proprio promossa dalla Gran Bretagna, proprio in ottica antifrancese. Quindi l'idea iniziale era promossa dalla Gran Bretagna in primis, perché sapete che Gran Bretagna e Francia, insomma, non scorreva buon sangue, ma anche perché c'erano diverse questioni economiche e commerciali tra le due importanti potenze. Inizialmente questa alleanza era stata proprio promossa antifrancese. Poi però nel 1818 si inserisce anche la Francia, diventando quindi una quintuplice alleanza, quindi un'alleanza fatta da cinque potenze. Queste alleanze però non ebbero vita molto lunga, perché ci furono spesso dei conflitti tra le diverse nazioni e dei diversi disaccordi. Possiamo però dire che l'assetto geopolitico delineato dopo il congresso di Vienna rimase tale quale fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914. Quindi per quasi un secolo rimase così l'assetto geopolitico e questo è un aspetto importante perché, come ho detto prima, gli stati avevano proprio come obiettivo quello di cercare di mantenere il più possibile la pace, evitare i conflitti che erano anche molto dispendiosi economicamente per poter, per esempio, la Gran Bretagna attivarsi meglio nelle colonie, per poter espandere la propria economia, per poter migliorare internamente il proprio stato. Per cui l'obiettivo è stato, diciamo, in parte raggiunto. Vediamo adesso questo periodo dal punto di vista politico. A livello politico, la restaurazione implicò un ritorno ad un atteggiamento più conservatore. E da un lato abbiamo un approccio conservatore, quando dall'altro abbiamo invece un approccio assolutista. Quindi abbiamo, dipende poi dalle nazioni, un approccio da un lato più conservatore, più attento, più oculato, dall'altro un approccio decisamente più assoluto. Nazioni come l'Austria, la Prussia e la Russia, con un imperatore in Austria, un sovrano in Prussia o uno zar in Russia, erano ritornati ad un regime assoluto, dove sostanzialmente il sovrano deteneva un potere assoluto e di certo non democratico. Dall'altra parte invece troviamo le monarchie parlamentari, come la Gran Bretagna, che poi la Francia e i Paesi Bassi, che presero proprio come esempio la Gran Bretagna, con un Parlamento che esercita il potere legislativo, ma il diritto, attenzione, il diritto di voto non era più per suffragio universale, ma in base al censo e all'età. Quindi sostanzialmente abbiamo comunque una situazione in cui non c'è un suffragio universale maschile, vuol dire che tutti possono votare in base all'età e non importa il patrimonio. Adesso è tutto basato in base al censo, quindi a quanto guadagni e all'età. Devi avere più di 30-40 anni. Quindi capite bene che sostanzialmente erano pochissimi quelli che potevano votare. Infatti in Francia, durante l'epoca napoleonica, potevano votare circa 30 milioni di francesi, mentre con la Costituzione del 1814 sostanzialmente potevano votare solo 100.000 persone. Quindi diciamo che si parla di liberalismo, ma in realtà c'è ancora molto da fare. Proprio per via della restaurazione di monarchie assolute o comunque decisamente molto conservative, nacquero proprio in questo periodo diverse società segrete, che avevano proprio come obiettivo quello di recuperare le libertà perse, anche quelle costituzionali, come quella per esempio di poter votare, la libertà di pensiero, la libertà di espressione. E tra le società segrete più importanti ci fu sicuramente la carboneria, nata in Italia e in seguito sviluppatasi anche in Francia e in Spagna, che aveva proprio come obiettivo primario quello di promulgare nuove carte costituzionali, proprio per tutelare i cittadini. Le loro modalità di manifestazione, quindi dei carbonari, erano delle vere e proprie insurrezioni, che venivano sedate dalla polizia in modo molto violento, portando in alcuni casi all'incarcerazione dei carbonari o addirittura al patibolo. Fatto
Famoso carbonaro fu il giornalista Silvio Pellico, che era il caporedattore del periodico liberale Il Conciliatore a Milano, che fu arrestato e incarcerato in una fortezza austriaca. E lì vi rimase, in questa fortezza austriaca, per ben 8 anni, dove scrisse l'opera Le mie prigioni del 1832, che è stato un libro veramente molto letto, molto studiato per diverse generazioni. Oltre alle società segrete, si assistette anche in questo periodo a diversi moti rivoluzionari, come per esempio in Spagna, a Napoli, in Sicilia e in Piemonte. La Santa Alleanza dovette subito correre ai ripari, facendo due congressi, quindi dicendo due congressi, proprio per capire come reagire, come sedare queste rivolte, perché potevano portare ad un disequilibrio ed era fondamentale far ritornare l'equilibrio in Europa. Cosa che avvenne con l'aiuto reciproco, per cui le nazioni della Santa Alleanza si aiutarono durante queste insurrezioni. L'unica rivolta che ebbe un esito positivo, fu quella in Grecia, dove il popolo greco riuscì a ottenere l'indipendenza dall'impero ottomano. Quindi c'è una neonata Grecia in questo periodo, che aveva avuto il supporto di alcune nazioni della Santa Alleanza, che però, essendo molto fragile, essendo neonata, fu costretta a creare una monarchia assoluta al trono con un regnante straniero, pensate un po', Ottone di Wittelsbach, che era il figlio del sovrano di Baviera. Quindi in sostanza l'aiuto della Santa Alleanza era servito a ottenere l'indipendenza, ma la Grecia comunque rimaneva sottomessa un po' a quelle che è stato il volere della Santa Alleanza, perché al trono andò un regnante straniero. Tra l'altro, in questo periodo le insurrezioni non erano soltanto in Europa, ma anche in America Latina, tanto che molti popoli riuscirono ad ottenere l'indipendenza dalla Spagna e dal Portogallo, e tra questi ricordiamo il Brasile, l'Argentina, la Colombia, la Bolivia, e quindi insomma molti paesi riuscirono ad ottenere l'indipendenza. Purtroppo però l'indipendenza, ottenere l'indipendenza non voleva dire trovare stabilità ed equilibrio, anzi ci furono proprio delle difficoltà enormi di equilibrio, di stabilizzazione di questi paesi che avevano trovato l'indipendenza. Eccoci qua, allora i moti rivoluzionari dei primi anni dell'Ottocento non si esaurirono del tutto, tanto che intorno agli anni 30 ricominciarono alcune insurrezioni, che vediamo in questa slide molto brevemente. Allora, la miccia è partita sempre in Francia, in una Francia che da 15 anni aveva assunto un orientamento conservatore, con all'inizio il re Luigi XVIII, che era tornato al trono dopo che era stato mandato in esilio Napoleone, o comunque dopo Napoleone, e successivamente con il re Carlo X, che nel 1830 Carlo X decise di abolire la carta costituzionale firmata nel 1814. Decise poi di sciogliere il Parlamento e di indire nuove elezioni, dove però potevano votare solo 25.000 elettori francesi, quindi pochissimi. Inoltre Carlo X aveva anche bloccato la libertà di stampa e tutte queste decisioni portarono ad un'insurrezione dei liberali francesi, che diciamo riuscirono ad ottenere ciò che volevano, cioè fecero scappare il re. Riuscirono a eleggere un nuovo re, che però fu costretto a firmare una nuova carta costituzionale, dove era scritto nero su bianco che il sovrano non era più eletto da Dio, ma dalla nazione. E questo implicava che se il sovrano non andava bene alla nazione, poteva essere destituito. Questo è stato un passo molto importante, questa nuova Costituzione, perché faceva scendere un po' dal trono di Dio il sovrano e lo rendeva un sovrano eletto per grazia del popolo, per volontà del popolo. E tutta questa rivoluzione, questa insurrezione, questo ottenimento importante che è avvenuto in Francia ha portato anche altre nazioni a cercare di sconfiggere l'assolutismo e ad ottenere il cambiamento che aveva ottenuto la Francia.
Quindi iniziano anche altri paesi, tra cui il Belgio, che insorse con i patrioti belgi, perché il re nel Belgio era il re d'Olanda, ma i belgi non si sentivano di appartenere ad un regno così diverso, non solo per cultura ma anche per lingua, perché i belgi parlavano francese. Anche la religione, perché i belgi erano prevalentemente cattolici e non protestanti. Quindi i patrioti belgi riuscirono nell'insurrezione, supportati anche dalla Francia e dalla Gran Bretagna, e riuscirono ad ottenere l'indipendenza nel gennaio 1831 e a formare una monarchia costituzionale. Come abbiamo visto, mossi dall'entusiasmo rivoluzionario della Francia e del Belgio, tentarono l'indipendenza anche la Polonia con una rivolta antirussa che però fu subito sedata e ovviamente non riuscì ad ottenere l'indipendenza. L'Italia, dove a partire dal Ducato di Modena si susseguirono dei tentativi di insurrezione contro gli austriaci che però finirono sostanzialmente nel nulla. Però c'è una cosa da rilevare, che in questi tentativi di indipendenza iniziarono in Italia a far parte dei liberali non solo il popolo, ma anche l'aristocrazia e anche l'alta borghesia. In Svizzera e in alcuni stati tedeschi non si ottenne l'indipendenza, ma si ottennero delle timide riforme, quindi già qualche riforma riuscì ad essere promulgata. E poi per quanto riguarda Spagna e Portogallo abbiamo in questo periodo delle guerre civili di successione, quindi sostanzialmente è un periodo di grande subbuglio, di grandi insurrezioni. Quindi in sostanza, per riassumere, abbiamo in questo periodo due diverse categorie di monarchie, le monarchie costituzionali e le monarchie assolutiste. Le monarchie assolutiste erano prevalentemente nell'est Europa, mentre le monarchie costituzionali erano prevalentemente ad ovest, quindi ricordiamo la quadruplice alleanza del 1834 con Francia, Gran Bretagna, Spagna e Portogallo. Durante la Restaurazione tra il 1815 e il 1830 si affermò in Europa un nuovo movimento culturale chiamato Romanticismo. Qui io vi mostro alcune delle linee guida, diciamo, per capire un po' meglio il Romanticismo, senza ovviamente pretesa di esaustività. Partiamo dal concetto chiave che il Romanticismo è un movimento culturale trasversale, perché coinvolge l'arte, coinvolge la letteratura, la filosofia. Nasce in Germania alla fine del Settecento dal movimento culturale dello Sturm und Drang e poi si sviluppa anche in altri paesi, come per esempio in Gran Bretagna, dove abbiamo dei poeti famosissimi, Coleridge e Wordsworth, che sono appartenuti a questo movimento, in Francia e in Svizzera. E poi dal 1815 si sviluppò anche negli altri paesi europei. Molto lontano dal razionalismo del Settecento, il romanticismo si focalizza sull'individuo, sulle sue emozioni, sui suoi sentimenti e anche sulla libera espressione della persona, la sua spontaneità, la sua creatività e anche la capacità di introspezione. C'è anche un ritorno al passato, anche una voglia di appartenere e sentirsi parte di una determinata cultura e di un determinato popolo. Viene anche avvicinato l'uomo al mondo della natura con una contemplazione ammirata, con un'osservazione importante della natura. E anche c'è grande trasporto nei confronti del soprannaturale e di Dio, del sacro. Quindi c'è un ritorno rispetto al razionalismo passato di tutto quello che è oltre la fisica, quindi tutto quello che è metafisico, la magia, la superstizione, i rituali, la religione, la metafisica, insomma, tutto quello che non è razionale, ma è legato ad una fede, legato a qualcosa di soprannaturale. Bene, io vi aspetto nelle prossime puntate, vi invito ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche. A presto!